Benvenuti signori al nostro gameplay di Final Fantasy Tactics. Ricominciamo da dove ci eravamo lasciati, che per inciso non mi ricordo. Allora, andiamo un po' alla taverna, raccogliamo le nostre solite informazioni. Ah, sì. Vita o morte, non finirò mai in tempo. Non fammi prestare gli appunti. Questo no, uno studente universitario, palesemente. I compiti ce li abbiamo. Mandiamo Sora Lella, no, Orsini. Shannon. A chi mandiamo? Ah sì, mandiamo Orsini, mandiamolo. Una battaglia, quindi dobbiamo completare una battaglia prima che ritorni. Una cosa che non ho detto è appunto che queste missioni in trasferta a volte vanno a giorni, a volte vanno a battaglie, a volte vanno a numero di nemici sconfitti. Quindi è molto importante tenerne conto, perché mi capitava da bambino di non guardare mai le condizioni e quindi aspettavo mesi e mesi e i soldati non tornavano. No, sto scherzando chiaramente, però magari ne volevo uno disponibile immediatamente e non c'era, ecco. Penso che qualcuno mi osservi. Inquietante questa cosa. Ne vuole due battaglie. Questo è uno dei motivi per cui ho accettato cani e porci nel clan senza più allenarli. Innamorata, non ci manca il filo bianco. Potreste portarmi un po' di fiori. Cioè, e tu devi mettere una taglia, devi pagare 1600 guil per andare a raccogliere dei fiori. Va bene. Va bene. Allora. Pianure. Coalizione. Coalizione, se non sbaglio, era la combo. Quindi non vuole che si usi la combo. E noi stiamo messi bene per adesso. Fiori bianchi. Sono 75 nemici. Ci manca un guerriero. Questo lo possiamo armare. Abbiamo proprio poca roba. Ci abbiamo manco gli occhi per piangere. No. Decisamente. Cioè, vestito proprio come mamma l'ha fatto. Questo è più un impedimento che altro. Rodrigo. Cosa diamo a Rodrigo? Abito di pelle, il rametto, poi sarebbe la bacchetta magica. E boh, disponiamo. Abbiamo il sesto uomo, ci serve una riserva, signore, ci serve una riserva. Ovviamente Marsh muove per primo. Vediamo se lo schiantiamo in un colpo solo. 125 di danno. Quante soddisfazioni che dà Marsh, signore e signori. Il primo sangue è sempre il suo primo e praticamente anche l'ultimo per quella povera bestia. Proviamoci un po', giusto per fare esperienza. Col nostro maghetto bianco invece, il canonico Protect, almeno per i maghi che sono i più debolucci. Paladino ovviamente non può fare niente.
mangiat, è dialetto, mangiat. Ma come fai a fallire da dietro? L'ho messo nel buco sbagliato. Tristissima, sì, lo so. Dovrei vergognarmi di me stesso quando faccio ste battute. Fiera. Ecco, Montblanc ha una posizione centrale estremamente strategica. Può colpire tutto, lui è il centrocampista. Telenna. Vediamo un po' Telenna. Non so cosa spera di fare, ma lo fa comunque. Lo sciottino Goblin. E tanto ha fatto che non è cambiato nulla. Ecco la riserva. Vediamo quanto è che fa. Io dico 15. Ah, 38. Madonna, più forte di quel che pensassi. Madonna. Servono proprio delle abilità di reazione qui. Ne abbiamo troppo poche. E Marsh per fortuna ha una mobilità incredibile. Non so se è così di suo o per gli stivali, no, non saprei dire. Ah sì, qui avevo fatto così perché non volevo essere troppo forte, uccidere tutti quanti con lui. Se no la battaglia finisce immediatamente e non mi sembrava il caso. Proteggiamo l'ultimo mago. Ma dai, e prima ha fallito lui, adesso ho fallito io. Vabbè. La facciamo a colpire? 48. C'è di meglio, c'è di meglio. Ok, qui mi ha tolto 30 MP. Alla riserva, quindi frega assolutamente niente. Cafra. Comunque vedi che, cioè vedete che Marsh è estremamente overlivellato in confronto agli altri, quindi è una battaglia estremamente normale, andrebbe avanti così a colpini da 40 danni, anche lì perché siamo molto allenati, altrimenti sarebbe bella lunga. Fortuna che il nostro capitano toglie 100 punti vita a colpo, ma arriveremo a togliere 100 con tutti, eh. Non vedo l'ora di poter sfoggiare i ninja, signori. Un ninja con doppio colpo, anzi doppia spada. Ho una voglia del ninja. Con il mago palesemente non sappiamo che pesci pigliare. Ce la facciamo. Io dico che fallisce almeno uno. Che prima mi ha sorpreso. Ok, stavolta è andato tutto come avevo previsto. Tra l'altro notate che il mago nero è proprio la tipica iconografia di Final Fantasy. Il tipo col volto coperto, il cappellino a punta, simil Gandalf, che poi diventerà Vivi, insomma. Di Final Fantasy 9. E ci colpisce Rodrigo. Non c'è... Ah sì sì, è vero, c'è ancora lui da finire. Dai, un punto a vita, vero. Che miseria.
Sì, ci arriviamo, perfetto. Manca solo lui, mi pare, sì. Da... Oh, perfetto. Perfetto. Riportiamoli a casa loro! Ah, questi erano i fiori, se non sbaglio. Mi sono dimenticato cosa dovevamo fare. Fiori bianchi, ok. Trattativa. Level up clan. Abilità. Non mi ricordo ciascuna di queste cos'è. Orsigna rapporto. Questa è negoziazione, se non sbaglio. Vediamo un po' chi si vuole unire. Vabbè. Ci serve ancora un po' di gente. Ancora un po' di cani e porci. Allora, per lui abbiamo una nuova spada? Mi pare di no. Quindi dobbiamo andare a fare la spesa. Tra l'altro può fare ancora un po' di cose, ma lo tengo paladino per adesso. Andiamo a fare la spesa. Sbagliato. Spesa. Vediamo un po'. Per paladino. Iperscudo. Oh, per adesso va bene così. Lionheart. Poi se non sbaglio quella di Squall, quella azzurra figa in Final Fantasy 8. Non so se compare in altri, onestamente non mi ricordo in questo momento. Per me la Lionheart è quella. Ok, sta gente sta ancora imparando roba. Dobbiamo fare ancora una battaglia, penso, aspettare qualche giorno. Lui, boh, è stato bravino, ma dubito che lo riutilizzeremo. Allora. Aspettiamo ancora qualche giorno. Vediamo se arrivano. Oh, bene. È finita troppo in fretta. Ah, tesoro, ne volevi un'altra? Adesso ti mando di nuovo. Questi sono... Oh, Clan Marmo. No, basta, Clan Marmo. Ok, dai che ce la sta facendo. Cioè, per un blocca frecce ci sta mettendo un'eternità. Ok, niente voci. Colori veri. Testo antico. Mandiamo... Dai, Rodrigo. 5 giorni. Sprom. Vinci battaglia. Borgo perduto. A giudicare dei ghoul, borgo perduto, ok, grado 3. 4200. Ma sì, facciamoci questo. Borgo perduto. Attacco non va bene. Dobbiamo togliere questa legge orribile. Adesso oggetti. Non ho mai usato gli oggetti nemmeno nella mia primissima partita, penso. Neanche le code di Fenice, credo. Non ne ho mai avuto bisogno. Cioè, se moriva piuttosto li tenevo morti e amen. Non è mai stato così importante usare gli oggetti. Allora, facciamo sta ricognizione. Schieriamo i nostri soldatini.
Guarda quanti Antolioni! C'erano anche in Final Fantasy IV, se non sbaglio. L'Antolione di quando dobbiamo andare nel deserto per... non mi ricordo cosa esattamente. Per curare qualcuno o qualcosa. E poi, visto che ho giocato 2 annetti fa Final Fantasy IX, mi sembra che ci fosse anche lì un boss Antolione. Allora, io dico che se cerchiamo di colpire falliamo, ma si può sempre tentare. 60% di probabilità. Ah, ce la fa. Per 23 danni, vabbè, vabbè. Lui ce la farà. Però contromosso. Ah, perfetto, perfetto. Questa situazione in cui tu colpisci e l'altro no. Ah. Giù di Protect. Tutti che salgono di livello. Col paladino non riusciamo ad avvicinarci, va bene. Facciamo iperscudo. Con Mont Blanc. Vediamo se ci sta una fiammata. Sì, dobbiamo colpire dietro. Ce la facciamo. Ce la facciamo. Sì, guarda quanti danni fa Mont Blanc, il nostro maghetto nero. E poi di Mont Blanc non mi è mai piaciuto, come per Marsh, lo sprite. Quella camicetta verde-bianca. Sembra quasi cinese. Sembra uno di quei vestiti tradizionali cinesi. Non so, non mi è mai piaciuto. Tanti modelli qui non mi piacciono. Cioè, il gioco è uno dei miei preferiti, i modelli no. Tranne alcuni. Alcuni sono davvero fighi. Ce la faremo. Boom, amici, in un colpo solo. Quanto adoro Marsh. Facciamo, io dico di no. No, infatti. Però era tutto un piano premeditato per scoprire il fianco. No, scherzo. Ci torna comodo, ma non era premeditato. Ci siamo fatti 23 a vicenda o sbaglio? Oh, al nostro mago bianco un giorno dobbiamo insegnare un po' di magia nera perché... è troppo difensivo e non va bene. Va affatto bene. Niente, con lui ancora non possiamo fare. Oh, non ha dato un colpo. Incassa bene. Ah, perfetto. Adoro quando incassano così bene. Haha, con iperscudo mi fa solo 3 danni. Not bad. Chi colpiamo ora? Sarebbe stato bello colpire quei due, ma non ci arriviamo. Forse sì. Io dico di no. No, infatti, dobbiamo per forza colpire l'alleato. Vabbè, dai, non lo colpiamo. Ma io sono quel tipo di giocatore che ogni tanto per una vittoria
è capace di sacrificare un personaggio. Se mi permette di finire lo scontro molto più velocemente, tendenzialmente lo faccio. Un buon generale si giudica anche da questo, secondo me. Qualcosa ogni tanto deve essere sacrificato. Stavolta il nostro Banga è stato fortunato. Pam! 120. Credo che tre li abbia ammazzati solo lui. Vabbè, tanto alla fine abbiamo sì una squadra, ma lo scopo è vedere la trama, andare avanti nel gioco. Non volevo fare le cose perfette. Che normalmente sono un perfezionista, però preferisco andare filato e non perdere tempo in gameplay, con il rischio di far perdere l'interesse agli iscritti. Ancora non è morto, dai, odio quando fa così. Dai, lui, colpo finale, ce la fa, dimmi di sì, ti prego. Dimmi di sì, dimmi di sì, dimmi di sì. Oh. Per fortuna. Chissà se il villaggio Moguri si trova qui vicino. Chissà. Ah, break mentale. E ramo terra. Animista. Ma non potrebbe darmi, che ne so, i giocolieri? Quelli mi servono per delle missioni. Per adesso proprio prendo tutti. Allora, lui spada. Potence. Voluse. È più forte, ma... ah sì, qualcosa di segnale. Spada Victoria un po' più debole. Ma sì, quasi quasi. Lo facciamo combattente e gli insegniamo qualche altra bella abilità. Cappello piumato. Un combattente col cappellino e la piumetta. Molto molto maschio. Ovviamente non abbiamo armi adatte per il combattente. Questo gioco al 50% delle occasioni lo passi al negozio. Scudo. Gioco scudo, manopole. E boom. Ok, gli stivali meglio. Andiamo a comprare l'arma anche per lui. Impeto. Oh, impeto. L'attacco scorreggione. Triste lo so. Lama Atmos. Non riesco a capire che forma ha quella spada. Sembra un pezzo di vetro. Però è forte. Lui sta per imparare, molto bene, molto bene. Molto molto bene. Anche lui molto bene. Lei dai, 10 punti. Che palle. Sempre così, un punto vita, 10 punti esperienza. Drunculo, quello non è ancora tornato. Allora, cosa abbiamo?
Le case di aiuto per la deposizione delle uova da parte dei Chocobo. E bello che ti aggiunge missioni poco per volta, non tutte insieme. Ok, chi mandiamo? Dai, lei, va bene. 5 giorni. E occhi sbarrati. Vespro, niente ma ci dà anche un ramo gelato di neve. Questa la facciamo poi. Dai, aspettiamo 5 giorni. Testo antico. Gran pozione per 10. Perfetto. Questi sono Antoleoni. Questi mi fanno un po' cagare sotto perché possono distruggere armi e armature. E vabbè, c'è praticamente solo un'arma importante in tutto il gioco, però... Oh, blocca frecce, così la facciamo tornare cecchina. Massi Sabatini. Ladro e si chiama come un italiano. Mi fa ridere questa cosa. Sabatini, vabbè. Tra l'altro il nostro... quello che abitava prima nella nostra casa si chiamava Sabatini. Allora, c'è chi? Più salto e più schivata. Buono. Vediamo... Boh, uno vale l'altro, ma qui... Abbiamo, ecco, sempre così, 100% sempre così. Non abbiamo l'arco. Almeno cambiamo la toga a Montblanc. Io sono sicuro che se mi muovo lì, quello poi mi viene a catturare. Ecco, infatti è venuto su. Oh, levati dalle palle. Andiamo a comprare qualcosina e poi ci salutiamo, signori. Allora, un arco. Un arco per l'assassino. Anzi, per il cecchino. Poi faremo anche l'assassino, spero. Che mi sembra possa avere sia le spade che gli archi. Lockout, sepoltura, mimetismo. Eh sì, 25 di attacco. Questo 23, 29. Dai, prendiamoci questo. Perfetto. Equipaggiamo. Bene signori, abbiamo concluso l'episodio, ci vediamo la prossima volta!